The barns down there? Yes. And what we did not do yet is do hear some words about the territory, the climate. So maybe it's interesting if Claudio can explain a little bit about that. Ora, quello che non abbiamo ancora fatto, abbiamo avuto una grande discussione oggi, anche ieri sera ha parlato un po' Walter, ma quello che non ancora abbiamo capito bene, sarà da approfondire, è il territorio, è il clima, che cosa significa per i vini. Il territorio? Cosa significa nei vini? Se voi avete degustato i nostri vini, avete già capito dal bicchiere che c'è un denominatore comune. Probabilmente tu riesci poi a tradurre lo stesso, a capire, anche se vado un po' veloce. Il denominatore comune di questo territorio è comunque la mineralità che è presente in tutti i vini, dovuta al nostro terreno che normalmente è calcareo argilloso, anche se poi andiamo, ci sono dei punti dove cambia, ma normalmente è così. E comunque al fatto che è una zona molto calda e che ti dà dei vini poi molto concentrati e rotondi. In general the territory here is calcareous with some clay, and that's the general line. There are everywhere some differences, and the type of the soil here brings everywhere the minerality that you have found in quite a few of the wines that we tasted. This is important, and this was in central design. Poi chiaramente è sempre la gestione della vigna e non l'enologo o altre cose che ti fa un vino più o meno grande. It is more the question of how you work with the winery. Of course you have also the importance of the analogs who are having their influence in Italy, but very important for making big wines. So. Yes, but how is the gestion, the management, the vineyards? Io ieri sera quando sono arrivato, sono partito mercoledì e sono tornato ieri sera. Mi è venuta l'ansia anche perché ho guardato come tutti i germogli sono cresciuti. Perché quando sono partito i germogli erano così, guarda, appena... E quindi mi è venuta l'ansia a pensare alla montagna di lavoro che verrà fuori nei prossimi giorni. Ad esempio, gestire una pianta di timorasso, nei prossimi giorni cosa si farà? Si toglierà questa vegetazione, questa, quando saranno leggermente più lunghi. Questo potrebbe servire, uno si lascia nella parte vecchia del cerco. E poi, hai visto che io lascio molte gemme in potatura, ma in realtà cosa si fa dopo? Si va a togliere, si fa questo lavoro qua, si tolgono tutte le sottogemme, vedi che quelle che sono doppie si vanno a togliere tutte, guarda, e si cerca anche di toglierne qualcuna, adesso questa non la tolgo perché qua ne manca una, poi vado a togliere questa, pausa. Vedi? Vado a fare... No, adesso ti faccio l'esempio, capito? Yes, your memory is filling up. Yes. He said that he has been to Italy for 5 days, so after Wednesday he came back and there was nothing. Everything was still in the knot. Okay. And it has all come up in these days. Okay. Because of the heat of these days. E questo and he was perché? Very anxious because this is bringing so much work, and it's a mountain of work that's coming, because he shows us how you have to manage the plant. Yeah. And how you have to do every detail to keep the plant in order in order that the plant can grow in the right way, and it's a mountain of work. Yeah, up to 5 days. E questo perché? Tell him not to go away. He's got to stay. Ha detto che sarà meglio che non andare via. Cioè, in che senso che? Sì. Vabbè, non cambia niente. Sì. Questo è da fare nei prossimi giorni comunque. Sì. Devono crescere ancora un po'. Sì. Ma questo lavoro perché? Perché metti nella condizione poi. Intanto riduci già la quantità dell'uva, della produzione, ma metti poi le condizioni, i grappoli, di non essere uno attaccato all'altro, in quanto il timorasso è molto delicato e marcisce molto facilmente. Poi ci saranno chiaramente altre pratiche agronomiche che favoriranno questo. For the timorasso grape, because in fact you have to reduce the number of grapes, bunches that are growing. In second place, what he is saying that he doesn't want that the bunches are getting too close to each other, because the timorasso is a delicate grape. If they are growing too much together, they can infect each other too. Quanti grappoli normalmente per
non è che c'è, ogni vite va letta, anche quando si fa una frutatura nella vigna bisogna saper leggere la vite. Peccato che adesso vi deludo, perché i potatori di qualsiasi nazionalità vengono, che non sono capaci, non sono come me, perché io guardo una pianta e capisco quante gemme possa reggere. Cioè è come se lei ha la forza per portare 30 kg e se gliene danno 35 scoppia. Io magari ne porto 50 e quindi è la stessa cosa, ogni pianta va interpretata. Claudio, quindi normalmente si lasciano 5, 6, 7, 8 gemme, cioè gemme che poi vengono, germogli nuovi diciamo, e poi verrà tolta anche l'uva per poter ottenere un grande prodotto, mm-hmm. tipo quelli che avete bevuto o che probabilmente berrete anche adesso a pranzo. Almeno spero, perché io ho tirato fuori due bottiglie vecchie. Ah. Claudio talked about a number of bunches at each plant, but he said there are maybe some ones who consider always a general rule, but he said it's better not to have a general rule, but to view each plant, how is the condition of each plant, okay. And how you have to see what it can adapt. Intensive work. Cioè, chiaramente in altri vitigni si può gestire diversamente. Nella Barbera non faccio quel discorso di togliere uno sì uno no, lì invece vado a potare dando già meno gemme, perché è meno problematica comunque. Ti crea più problemi però a livello poi di femminelle che ricacciano. Ma adesso andiamo in fase di vigna. Perché i nostri padri, che comunque scemi non erano, avevano impiantato il cortese perché era più facile da gestire nella vigna e faceva cassetto. Mm-hmm. E poi comunque a quei tempi con la tecnologia che c'era, e chi vi parla è un talebano, che non usa solforosa, comunque fino al momento della stabilizzazione tartarica, che presumo che voi sappiate cosa vuol dire, altrimenti fate help me Paul, non saprei tradurvelo. Altrimenti sarebbe stato difficile. So just after the war there was not Timorasso, there was only planted Cortese, as we knew since yesterday also. Because the people had not thought about planting Timorasso, also because it's too difficult to manage. Ah, okay. Because Cortese is a big cropping, easy growing fruit. Cortese is much easier. Takes less time, so it's also less costly. You need more time, more people in the vineyard to produce. Diceva che il cortese ha grande reso. Ma in effetti non è proprio così, perché comunque le uve vanno, cioè ha detto che il cortese è grande reso. Non è proprio così. Perché anche il Timorasso, se tu non lo gestisci, non fai questo lavoro, ha una grandissima produzione, ad annate alterne, ha una grandissima produzione. Quest'anno è l'anno che produce poco, perché se voi osservate le gemme, c'è un grappolo per ogni gemma, mentre a volte te ne butta fuori due o tre, tu li devi togliere. Quindi non è proprio così, cioè sei te che devi decidere cosa deve fare la pianta da grande. È come i figli, vanno educati. E la vita va educata. Far capire che se tu gestisci questo filare, io questo, lei questo, ognuno di noi un altro filare, facciamo 5, 6, 7, 8 vini diversi. Quindi poi viene fuori, cioè tu devi gestire la vigna, poi viene fuori la mano del vignaiolo. Mi auguro non del pusher, sì. Sai come la penso io sugli enologi, li considero come il pusher io. Questo vigneto quando è stato impiantato? Questo è un vigneto che ha circa 98, 13 anni. Sì, tanti vini in Timorasso sono piantati dopo 90, 97. Sì, ma attenzione. Prima non c'era niente, no?